Ben ritrovati amici sportivi di Prima TV, ben ritrovati ad un appuntamento davvero molto particolare, questo speciale TG Sport che nient'altro non è che un'intervista doppia tra chi? Tra due bandiere dell'US Avellino, due miti, due leggende, due bomber, due uomini prima e calciatori poi che hanno fatto davvero la storia della squadra bianco-verde. Allora do il benvenuto e ben ritrovato a Georges Juary, ciao Georges. Ciao, buonasera. E Raffaele Biancolino, ciao Raffaele. Buonasera, buonasera a tutti. Allora ragazzi, vi spiego velocemente in cosa consiste questa intervista doppia. Domanda secca, risponde prima Giorgio, appena Giorgio finisce risponde anche Raffaele. Va bene? Tutto chiaro? Ok. Siete pronti? Okay, tutti chiari. Vai. Allora, cominciamo. Nome? Juary Jorge dos Santos Filho. Raffaele Biancolino. Data di nascita? 16/6/1959. 14/8/77. Soprannome? Jorge Juary. Il pitone. Ruolo? Punta, attaccante. Attaccante. Da piccolo cosa sognavi di diventare? Avvocato. Un calciatore. Il tuo calciatore preferito? Pelé. Maradona. Il miglior allenatore che tu abbia mai avuto? Claudio Coutinho, nazionale brasiliana. Ma io ne ho avuti tanti, da Zeman a Sarri a Galderisi, parecchi. Il compagno di squadra più forte che hai avuto? Ah, avuto parecchi. Non si vada a parlare solo uno, non è giusto, perché ho avuto la fortuna di giocare con parecchi grandi giocatori. Io ho avuto la fortuna di giocare con tanti buoni giocatori. Per sfortuna che non ho giocato con Juary, mi sarebbe molto piaciuto. Anche a me. Hai mai alzato le mani contro un tuo compagno di squadra in spogliatoio? Ma come faccio? Come faccio a alzare le mani uno come di Soma, Catani, Giovanoni? Non mai scherzare, ragazzi. Sì, quando serviva, sì. Attenzione, hai mai avuto un rapporto sessuale prima di una partita? Sì. Sì. Hai mai fumato una canna? No, quello no. No. Meglio il calcio di prima o il calcio di oggi? Sono due calci diversi. Forse prima aveva più amore, più attaccamento alla società, ao colore, ao tifoso. Hoje, magari, c'è più soldi in giro. Então, come c'è più soldi, veramente, hoje è più profissionalismo. Noi eravamo più amanti do calcio. Penso che hoje na mia, no modo di vedere, hoje è più facile giocare calcio. Prima c'era più amore, adesso c'è più pubblicità, sponsor, televisione. Cosa avresti rubato a Raffaele Biancolino e poi dopo Raffaele Biancolino cosa avrebbe rubato a Georges Juary? Ah, la statura. Volevo avere questa uguale a lui. Lui è troppo forte, è una cosa straordinaria. Magari se avesse la possibilità di giocare insieme, io piccolino, lui, questa bestia che davanti era tutto il difensore, mi faceva bene. Credo che la cosa che era... E anche sul golpe di testa, né? Perché lui quando saliva di testa veramente era una cosa straordinaria. Io la sua furbizia, la sua tecnica, la sua voglia di far gol. E poi, secondo me, era una coppia perfetta, Juary-Biancolino. Ma è più forte Biancolino o Juary? Biancolino. Juary. Quanti gol hai fatto in carriera?
Io nella carriera ho fatto, non ho mai fermato per contare, ma ho fatto parecchio. Veramente non lo so quanto sono arrivato, no. Io sui 200 e qualcosa. Quanti gol hai realizzato invece con l'Avellino? Io, se non mi sbaglio, 14, 16 gol, una cosa così. Io ho perso un po' il conto, dai 50 in su. Ci spieghi la tua esultanza? La mia esultanza era una cosa di pazzo, non aveva niente da fare. Aí andava a girare intorno della bandierina come un pazzo, né? Da lì era nata così, è diventata una cosa bella. Poi, ma non ho mai programmato nulla per farlo, sempre è stata una cosa spontanea. La mia esultanza è nata prima della partita contro il Napoli, è stata così per caso in ritiro tra compagni di squadra è nata così. Squadra del cuore? Avellino. Io ne ho due. Io ho la seconda bianco a tetto. Napoli e Avellino. Io ho il cuore indiviso in due. Sei mai scappato dal ritiro, magari di notte? No. Non riuscivamo. Perché prima la cosa sembrava facile, ma era più difficile. E avevo una vigilanza troppo forte, era una cosa incredibile. E noi quando andavamo in ritiro, noi si concentravamo. No, il nostro pensiero era solo sulla gara, non pensavamo più nulla. Non credo, io particolarmente sempre sono andato in ritiro guardando unica e esclusivamente la gara della domenica. È capitato, ma sono ritornato in ritiro. Hai mai pianto dopo un gol? Anche dopo un gol, dopo una vittoria, dopo una sconfitta. Credo che noi, prima di tutto, siamo dei esseri umani, siamo degli uomini. Abbiamo anche noi dei sentimenti. Sì, e questo mi è capitato con la maglia dell'Avellino. Perché veramente la maglia dell'Avellino me la sentivo mia e nostro con i miei compagni di squadra. Fusione calcistica più grande che hai avuto? Ho avuto parecchio, ma credo che la più grossa di tutte è stata quando sono andato a Inter di Milano. Forse lì non sono riuscito a rendere, a giocare quello che io avevo le condizioni di giocare. Avevo una nostalgia matta da Avellino e credo che quello mi ha fatto con che io non riuscivo a rendere. Então credo che la più grande disillusione è stata questa, la Inter di Milano. Di non aver giocato in Serie A. Meglio la samba o la tarantella? Tutte e due. Ha un momento per tutte e due, per la samba e per la tarantella. Io preferisco la samba. A questa domanda avete già risposto. Per Giuarì. Ma da napoletano. Ah, va bene, io la tarantella per te. Io la tarantella per Bioccoli. Meglio Pelé o Maradona, anche se avete già risposto entrambi. No, io magari credo che tutti e due sono stati fortissimi. Uguale a loro due non succederà più. E io resto con tutti e due. Sì, sono stati due esempi, due campioni, ma per me Maradona ha qualcosa in più. Messi o Ronaldo? Messi. Meglio pizza o pasta? La pasta. Pizza. Cantante preferito? Ehi, così non andiamo bene. Italiano o brasiliano? Il tuo preferito in assoluto. Roberto Carlos. Brasiliano. Pino Daniele. Il film preferito? Il film preferito. Dio come ti amo, Gingiola 50. Scarface.
A Juari chiedo, c'è un nuovo Juari oggi? No, non lo vedo in giro. A Raffaele Biancolino chiedo, c'è un nuovo Raffaele Biancolino in giro? No. E poi, George, un messaggio ai tifosi dell'Avellino. Stiamo a casa perché dobbiamo superare questo brutto momento qua. Ora potremo più avanti sorridere tutti quanti, tornarci ad abbracciarci, a vederci, a salutare. E una cosa, non vedo a hora che questo vai vir para poder retornar da Avellino. Agora que sou o Vitino, sou aqui a Milano, daqui ali é só para praticamente dois passos. Então, consigo que finisse com isto qua, faça um salto a Avellino, magari andiamo a mangiare una pizza insieme, io e Biancolino. In questo momento mi associo a Juari di restare tutti a casa e appena usciamo di ritornare tutti allo stadio e dare una mano a questa squadra. Perfetto ragazzi, abbiamo finito. Bene, siete andati molto bene, devo dire. Grazie. Ringrazio ovviamente Giorgio Juari per la disponibilità e grazie a Raffaele Biancolino. Grazie a te Pellegrini. Grazie ovviamente. Grazie a te Pellegrini. Raffaele, vediamo dopo, andiamo a mangiare una pizza di domani. Ecco, questo è l'appuntamento. Ok, mi farebbe molto piacere, lo sai, ti voglio bene. Appuntamento anch'io. Quindi tra Giorgio Juari e Raffaele Biancolino per la pizza insieme. Grazie anche a Manuele Angheloni regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito per questa bella intervista doppia, il passato e il presente dell'US Avellino, due bomber, due miti, due leggende biancoverdi. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi. We'll be right back.